Riccardo Vanni, presidente Hockey Schools Pisa, un evento molto importante al Palazzetto dello Sport, una 3 giorni con protagoniste le finali nazionali di Hockey Indoor. Sia femminili che maschili, quindi abbiamo 16 squadre che si sono qualificate durante tutti i gironi eliminatori durante l'anno. Pensiamo di avere portato a Pisa circa 2000 presenze, per cui anche una buona iniziativa a favore dell'attività produttiva della nostra provincia. Perché lo sport poi è anche sociale, è anche turismo, insomma coinvolge tutta la città a 360 gradi, un'iniziativa importante che rientra all'interno della Città Europea dello Sport 2016, un riconoscimento importante per la valorizzazione anche di quelle discipline che a volte sono purtroppo un po' meno conosciute. Senz'altro, questo è stato il primo grande evento nazionale di Pisa Città Europea dello Sport 2016, l'abbiamo concordato con l'assessore Sanzo, che ci ha dato senz'altro una grossa mano anche da un punto di vista organizzativo. L'evento di questo fine settimana, al quale ne seguiranno altri? La prossima settimana ci sarà la finale del campionato nazionale italiano delle ragazze under 16 al Palacus, poi faremo un torneo internazionale giovanile a luglio, poi faremo l'hockey in piazza dei Cavalieri di giugno, predisporremo un campo di gioco per poterci giocare di notte e far vedere questo sport a tutta la popolazione, e poi altri eventi ancora in corso di organizzazione. Sì, sono già programmati un corso arbitri di alto livello, un corso allenatori di alto livello, abbiamo un programma che si chiama dall'hockey nella scuola alla scuola dell'hockey, sempre nell'ambito di Pisa Città Europea dello Sport.